presentato il nuovo autocompattatore alimentato totalmente energia elettrica che Chima Ambiente AMI utilizzerà in modo sperimentale al quartiere Tamburi di Taranto. L'ospedale Moscati, il primo in Puglia a poter adottare le CAR-T, nuove terapie rivoluzionarie per il trattamento dei tumori ematologici. Presentato a Manduria il progetto Chorus XAM, finalizzato a dimostrare come i droni possono volare in sicurezza ed essere utili in situazioni di emergenza. A tutti il più cordiale saluto, benvenuti a questa edizione dedicata a Taranto e provincia del nostro telegiornale, che apriamo con quello che possiamo definire sicuramente il fatto del giorno, ovvero l'ospedale Moscati di Taranto Statte sarà il primo in Puglia a poter utilizzare delle terapie innovative per fronteggiare con risultati importanti alcuni tumori oncologici e anche ematologici. Vediamo il servizio d'apertura. L'ospedale Moscati di Taranto Statte sarà il primo centro pugliese accreditato per la somministrazione delle nuovissime terapie CAR-T rivoluzionarie per il trattamento di alcuni tumori ematologici e presto anche oncologici, non più chemioterapia ma cellule del proprio organismo istruite ad attaccare il tumore. Una novità molto importante per la sanità tarantina che è stata illustrata presso il padiglione Vinci con una conferenza stampa dei vertici della ASL Ionica. E sappiamo tutti quanto oggi come oggi la robotica sia importante per quegli interventi chirurgici che poi sono mini-invasivi e di precisione. Le malattie attualmente approvate sono linfoma a grandi cellule B, la leucemia linfoblastica B, il linfoma mantellare, ma si sta arrivando al mieloma. Ci sono studi sul tumore della mammella e quindi a quel punto si apre un mondo non indifferente, perché il numero dei pazienti diventa enorme in cui trova applicazione. Il problema sarà come affrontare l'assistenza di tutti i pazienti, perché a un certo punto ovviamente il diritto non deve essere dato a tutti i pazienti che si trovano nelle stesse condizioni. Però sarà un problema in itinere, questo si vedrà insomma strada facendo. Sicuramente ci sono sempre più centri che vengono allestiti per l'allestimento delle cellule, per cui questo agevolerà il compito. Un'altra notizia importante della giornata riguarda la protesta dei lavoratori del Tribunale di Taranto. Temperature elevatissime negli uffici del Tribunale Ionico, così non si può lavorare, quanto denunciano i sindacati FPCGL, ma anche i sindacati di categoria dell'USB e dell'UMSA, che hanno organizzato questa mattina una protesta insieme alle rappresentanze sindacali unitarie. Sentiamo Gianmarco Sanzolino. Uffici del Tribunale di Taranto come fornaci, temperature tropicali e purtroppo condizionatori che non funzionano. Come si fa a lavorare così? Allora, lavorare è estremamente difficile in queste condizioni e non è purtroppo un problema che si è presentato nell'anno 2022, è un problema che si presenta ciclicamente, un problema che quando segnalato è stato risolto con soluzioni temporanee. La nostra protesta è rivolta agli organi superiori, al Ministero. Un problema semplice per così dire, ma che torna puntuale ogni anno. Possibile che non si sia trovata una soluzione strutturale, definitiva, nel corso degli anni? Allora, strutturale per quanto di competenza è difficile, non l'è mai stata perché per un discorso di impianto elettrico, di assorbimento d'energia non si è mai fatto. Si era trovata una soluzione lo scorso anno con l'utilizzo delle strumentazioni a noleggio. La nostra è una battaglia e anche per la dignità dei cittadini e degli avvocati. E adesso andiamo a Rione Tamburi di Taranto, dove è stato presentato un compattatore in dotazione a Chima Ambiente AMIU, alimentato esclusivamente ad energia elettrica. Vediamo il servizio. Ecco a Taranto il primo autocompattatore al 100% elettrico, dalle alte prestazioni rispetto all'ambiente. Sarà utilizzato da Chima Ambiente AMIU per la raccolta differenziata. Si tratta del primo mezzo elettrico in un'azienda pubblica. Il mezzo può trasportare un quantitativo di rifiuti pari a 10 tonnellate senza alcun impatto per l'ambiente e annullando così le emissioni di CO2. Le tipologie di rifiuto raccolte possono essere frazione secca, carta, cartone, plastica, vetro e materiale organico. La presentazione del nuovo mezzo
mezzo è avvenuta proprio al Rione Tamburi, in piazza Gesù Divin Lavoratore. Presentiamo questo nuovo tre assi Volvo, il primo nel sud Italia completamente elettrico, con prestazioni identiche, che ci consentirà di avere una riduzione nell'utilizzo del carburante, quindi si parla di oltre 80.000 euro di costi, ma soprattutto ci consentirà di avere prestazioni migliori, un joystick all'interno aiuterà i nostri operatori, ma soprattutto silenzioso, non avrà emissioni e soprattutto la ricarica vedrà due punti ricarica già installati presso il nostro impianto di Pasquinelli. E adesso un'altra novità molto importante che è stata illustrata in provincia di Taranto presso il parco archeologico di Saturo, un drone per le emergenze. Sentiamo Laura Milano. Le immagini che vi mostriamo sono la prova di come un drone sia in grado di intervenire in situazioni di emergenza, soprattutto di carattere sanitario, e seppure pilotato da remoto. La dimostrazione è avvenuta a Manduria, all'interno del Parco Archeologico delle Mura Messapiche, ed a parlarci di questo progetto è Antonio Zilli, Project Manager Distretto Tecnologico Aerospaziale. Dimostrazione tecnologica per il progetto Chorus XOM. È un progetto europeo finanziato dalla Commissione europea. Il capofila è Eurocontrol, prevede una serie di dimostrazioni in Europa, una di queste appunto la facciamo qui in Italia in collaborazione con ENAV, anzi con il coordinamento di ENAV, con TechnoSky, D-Flight, NICE e il Distretto Tecnologico Aerospaziale appunto. Una operazione complessa che ha coinvolto tre punti di decollo e atterraggio, l'aeroporto di Grottaglie, in cui è in corso una fase di sperimentazione di pilotaggio remoto di piccoli velivoli, l'aerosuperficie 3 nei pressi di Manduria ed il grande parco archeologico delle Mura Messapiche, scelto come luogo di atterraggio proprio perché vicino all'ospedale Marianna Giannuzzi. Il progetto intende dimostrare che i droni possono volare in sicurezza attraverso i servizi forniti dal sistema ATM governato da ENAV e dai servizi forniti, principalmente dai servizi forniti da D-Flight in Italia, che proprio all'interno di questo progetto hanno sviluppato procedure e soluzioni tecnologiche. Il maltempo continua a imperversare su tutta la Puglia e anche e soprattutto in provincia di Taranto. Una grandinata ha devastato le colture a Montemesola e Lizzano, è stato distrutto il lavoro di un anno. Sentiamo Barbara Magnani. La grandine caduta nelle scorse ore anche nel Tarantino ha avuto pesantissime ripercussioni sull'agricoltura e la CIA Due Mari denuncia che un intero anno di lavoro è stato distrutto. Vigneti, uliveti, campi di grano, frutteti e ortaggi sono stati devastati dai chicchi di ghiaccio che si sono abbattuti su Lizzano e Montemesola. Un nubifragio violentissimo con grandine, vento e pioggia battente si è infatti abbattuto sulle campagne e in poco tempo ha danneggiato gravemente tutte le colture con danni ingenti e una perdita stimabile in molti milioni di euro. Nelle prossime ore, ha annunciato il direttore Vito Rubino, dovranno essere completate le verifiche sul campo, ma il quadro è davvero drammatico. E poi invita gli imprenditori agricoli a segnalare i danni rivolgendosi alle sedi di CIA Due Mari, cosicché si possano attivare presso le istituzioni. E sempre probabilmente a causa del maltempo che ha reso viscido l'asfalto si è verificato un incidente stradale mortale sulla statale 100 all'altezza di Mottola e ha perso la vita una donna di 56 anni originaria della provincia di Isernia in Molise, viaggiava a bordo di una Peugeot che si è scontrata contro un TIR. Ci sono altri 4 feriti che sono stati soccorsi e trasportati dai sanitari del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Andiamo a Sava adesso, dove la carenza di medici di base segnalata dai cittadini alla nostra redazione viene sopperita con un intervento dell'amministrazione comunale. A spiegarci tutto è il sindaco di Sava, Dario Iaglia. Sentiamo Laura Milano. Medici di base in pensione a Sava, tanti i nuclei familiari rimasti privi dell'assistenza del proprio medico di famiglia, una figura importante e di fiducia, una situazione che si è trascinata per giorni. Abbiamo chiesto spiegazioni al sindaco Dario Iaia. Sindaco, qual è il problema che si è presentato a Sava per i medici di base e come è stato risolto?
Ma il problema era un problema molto serio, nel senso che alcuni medici di base sono andati in pensione, per cui tanti pazienti, tanti assistiti si sono ritrovati da un giorno all'altro senza il medico di base. Devo dire che siamo intervenuti tempestivamente, che ho trovato anche un'ottima collaborazione da parte dell'ASL di Taranto, ed abbiamo risolto il problema in che maniera? Sostanzialmente l'ASL ha chiesto alla Regione Puglia di andare in deroga rispetto ai massimali dei medici, per cui chi fino a qualche giorno fa, i pazienti che non avevano più un medico fino a qualche giorno fa, venivano respinti presso il distretto perché non c'era disponibilità di medici di base, grazie a questo intervento e grazie a questa deroga da oggi sostanzialmente potranno avere un medico di base. Una situazione provvisoria però, perché nuovi medici si attendono, come precisa il sindaco. Sarà provvisoria, nel senso che l'ASL sta comunque scorrendo le graduatorie, per cui arriveranno nuovi medici di base e tutti coloro i quali sono stati assegnati oggi in deroga passeranno ai nuovi medici di base. La vicenda dell'operaio di Acciaierie d'Italia licenziato per un post su Facebook, Acciaierie d'Italia non demorde, va in Corte di Cassazione sul licenziamento di Riccardo Cristello, il dipendente che tempo addietro era stato mandato via per un post su Facebook che l'azienda aveva reputato dai contenuti offensivi con giudizio di primo grado. Il lavoratore è stato reintegrato in fabbrica e ieri c'è stato il ricorso aziendale avverso al reintegro, è stato respinto dalla Corte d'appello sezione lavoro. Oggi fonti aziendali comunicano che Acciaierie d'Italia ricorrerà in Cassazione contro la decisione della Corte d'appello. Andiamo a Grottaglie adesso, dove si è celebrata la giornata contro le vittime del lavoro. Una giornata per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita mentre erano intenti a svolgere il proprio lavoro. Il comitato 12 giugno, ormai dal 2003, dopo la morte dei due operai nell'ex Ilva, Pasquale De Torre e Paolo Franco, è impegnato a non dimenticare. Perché noi siamo iniziati nel 2003 quando i due ragazzi morirono nello stabilimento, Paolo Franco e Pasquale De Torre, quando ci fu la caduta della bivalente. Allora ora stiamo andando avanti mettendo fino adesso 13 monumenti, tutti uguali a questi. Tragedie, quelle sul lavoro, che costringono ad una profonda riflessione. Lavorare per vivere, non per morire. Questa celebrazione vuole essere proprio motivo di grande riflessione, ma nello stesso tempo anche di grande preghiera. Perché se la preghiera unisce la terra al cielo, in questo momento noi vogliamo unirci a tutte quelle vittime, vogliamo raccogliere anche le lacrime dei loro cari che hanno visto uscire di casa il proprio papà, la propria madre e non più ritornare perché poi sul lavoro hanno concluso la loro vita. La presenza delle istituzioni non solo come vicinanza alle famiglie, ma impegno in termini di prevenzione e sicurezza. Il tema della sicurezza sul lavoro, della difesa della vita umana, e per dire che si vive, si lavora per vivere e non per morire, questo è il tema. Ecco perché l'impegno delle istituzioni deve essere sempre costante, tutti i giorni, in difesa della vita, in difesa della famiglia, perché una morte in una famiglia è una tragedia e la disgrega. Ecco. Non si hanno più notizie da sabato scorso di Francesco Carro, 42 anni, residente a Lizzano nel Tarantino, è scomparso improvvisamente. I familiari supportati dai carabinieri di Lizzano hanno lanciato un appello anche sui social per ogni eventuale segnalazione. Il contatto è il seguente: 328 32 30 447. Si è parlato del futuro della piazza coperta a Manduria nel corso di un incontro pubblico. Vediamo com'è andata. Un futuro sostenibile per la piazza coperta di Manduria. Il mercato, sorto nel 1955 nel centro storico, negli ultimi anni ha subito un lento declino. Sul tema c'è stato un momento di pubblico confronto presso il mercato coperto in via Federico Schiavoni. Nel dibattito gli interventi di studenti, rappresentanti delle associazioni e delle comunità, nonché dei cittadini. Si è concluso così il percorso partecipativo del progetto Chiazza, spazio di partecipazione attiva, che è finanziato dalla Regione Puglia, ha coinvolto circa 40 rappresentanti della comunità, tra delegazioni di studenti,
docenti dei tre licei, istituti superiori di Manduria e volontari di alcune associazioni della informale rete di Piazza Coperta. L'idea è quella di rigenerare la piazza facendola tornare ad essere centro pulsante di vita con attività commerciali e non. Al progetto presentato dall'associazione naturalmente a sud di Manduria hanno partecipato come partner l'ambito territoriale 7 manduriano e il centro servizi volontariato di Taranto, nonché istituti scolastici e alcune delle associazioni della rete Piazza Coperta. Tutto questo nasce dall'esigenza di vedere questo spazio rigenerato non solo dal punto di vista architettonico, ma soprattutto per dare consistenza ad azioni sociali, ad azioni turistiche, ad azioni integrate che vadano in un'unica direzione con un unico obiettivo perseguibile, che può avere delle ricadute con una valenza economica e sociale fortissima. Si terrà questa sera in diretta a partire dalle 21 il confronto tra i candidati a sindaco di Martina Franca. A causa del maltempo il confronto si svolgerà nella splendida cornice di Villa San Martino. Hanno confermato la loro presenza in diretta su Antenna Sud i candidati del centrodestra Mauro Bello e Antonio Filomena Lafornara per il Comitato Autonomi e Partite IVA. Il candidato del centrosinistra Gianfranco Palmisano ha comunicato che non parteciperà al confronto per concomitanti e non differibili impegni. Dunque vi aspettiamo alle 21 di questa sera in diretta da Martina Franca su Antenna Sud per un altro confronto elettorale. Adesso le notizie da Brindisi e Lecce. Terribile incidente sul lavoro questa mattina a Lecce con due operai che sono caduti da un'impalcatura in gravi condizioni, un 67enne di Oria. Le forti piogge e il maltempo hanno causato disagi in Salento, a Lecce, nella residenza universitaria. Le infiltrazioni hanno portato le lamentele degli studenti. Qui si allaga tutto. Musica troppo alta, ma anche schiamazzi e disturbo della quiete dei residenti nel centro storico. A Brindisi le accuse dei cittadini hanno portato ad una serie di controlli della polizia locale. E siamo costretti ad aprire ancora una volta con la cronaca. Il nostro TG di Brindisi e Lecce, ancora un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel capoluogo salentino, due feriti in gravi condizioni, un uomo di 67 anni di Oria. Incidente sul lavoro a Lecce intorno alle 7 del mattino, due gli operai coinvolti. L'episodio si è verificato in un cantiere situato fra le vie San Nicola e Di Valesio nei pressi del complesso universitario Studium 2000, dove è in corso la costruzione di un residence. Ad avere la peggio è stato un 67enne di Oria trasportato con codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, dove si trova in prognosi riservata per via di un trauma cranico. Codice giallo per un 65enne di Trepuzzi condotto al San Giuseppe di Copertino, per lui soltanto una contusione ad una caviglia. I due sarebbero precipitati a seguito del cedimento di uno dei ponteggi allestiti nel cantiere, facendo un volo di 3 metri. A lanciare l'allarme sono stati gli operai del posto. La zona è stata raggiunta dai sanitari del 118, dei poliziotti, degli ispettori dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL di Lecce. Nel frattempo, su ordine della procura, il cantiere è finito sotto sequestro. Sono stati celebrati i funerali di Carlo Giannini, il pizzaiolo di Mesagne ucciso in un parco a Sheffield in Inghilterra nello scorso mese di maggio. La sua canzone preferita, suonata all'uscita del feretro, non è bastata a coprire l'urlo di dolore che ha accompagnato in una silenziosa e orgogliosa dignità i familiari e gli amici di Carlo Giannini, il pizzaiolo 34enne ucciso in un parco di Sheffield in Inghilterra. Un mistero la morte del giovane, conosciuto da tutti in quella comunità, che si è stretta nel cordoglio per l'ultimo saluto nella celebrazione dei funerali nella chiesa di Mater Domini. Mamma Rosalba, il papà Antimo, i fratelli Marco, Stefano e Francesca, il sindaco di Mesagne, Toni Mattarelli e il consigliere regionale Mauro Vizzino e poi cugini, gli amici di sempre, Carlo di amici a Mesagne, ne aveva davvero tanti. A loro raccontava del suo lavoro, dell'esperienza inglese, chiusa in modo tragico in una notte di maggio, quando Giannini è stato ucciso in un parco. La polizia inglese continua ad indagare su quell'omicidio, sul nome di un assassino rimasto avvolto nel mistero, perché sia fatta giustizia, perché sia ricostruita la verità, per rispetto di Carlo, della sua famiglia, di una città che come il cielo piange quel ragazzo dal sorriso buono. Che bello che ti fa sorridere. Sarà che ho portato...
autorizzato il grande deposito di gasolio e benzina nel porto di Brindisi. Il consigliere d'opposizione Oggiano attacca il sindaco e gli ambientalisti. Sentiamo perché. Ci sarebbe l'ok del Ministero della Transizione Ecologica per l'edificazione di un deposito di carburanti nel porto di Brindisi, un nulla osta che permetterebbe la realizzazione di un progetto della società Brundisium S.P.A. facente capo all'imprenditore Vito Miccolis. Il silos di 27.000 metri quadrati di gasolio e benzina andrebbe localizzato a Costa Morena nel porto adriatico. A Brindisi, però, nonostante la società abbia ricevuto il nulla osta, pare che questo impianto non lo voglia proprio nessuno. Non lo vorrebbe il comune neppure la provincia. Per entrambi gli enti ci sarebbero criticità ambientali irreversibili, potenziali incidenze negative sulla collettività, pericolo di incendio ed esplosione. Non lo voleva neppure l'autorità portuale, che poi a seguito della modifica del progetto ci saranno 6 serbatoi invece di 8 ha concesso il nulla osta. Sull'argomento tuona il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Massimiliano Giano, che si pone e pone un interrogativo: dove sono il sindaco e gli ambientalisti? Quello che io non riesco a comprendere e a capire però è il silenzio assordante di un sindaco smemorato, cioè in questa che io ritengo inspiegabile amnesia su questo tipo di investimento, su questo progetto di questo deposito costiero carburanti. E quello che io non riesco a comprendere è come mai il sindaco su questa vicenda, le associazioni ambientaliste, per non parlare anche dei sindacati, di alcuni sindacati che forse da poche ore si sono svegliati anche da questo torpore e abbiano dimenticato questo progetto che è da lontano che viene. Maltempo anche nel Salento, gravi disagi, a Lecce infiltrazioni d'acqua negli alloggi universitari con studenti che sono tornati a protestare. Paolo Franza. Nubifragia e grandinata in Salento nelle ultime ore. A Lecce si è resa necessaria la chiusura del sottopasso di Viale Leopardi. Strade allagate sul litorale di Melendugno. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore per svuotare cantine e scantinati. I caschi rossi sono pure intervenuti in piazza Sant'Oronzo per caduta di calcinacci. Ben 28 gli interventi totali in 6 ore. La pioggia continuerà a venir giù anche nella giornata di venerdì. Tra sabato e domenica è previsto il ritorno del sereno. La pioggia ha causato disagi anche nella residenza universitaria con studenti muniti di stracci, secchi e utensili per la pulizia e per rimuovere l'acqua infiltrata nelle abitazioni e nevaniscala. L'Udu Lecce è tornata a sollecitare un intervento risolutore delle problematiche che affliggono gli studenti per garantire strutture sicure e veder garantire l'agibilità del diritto allo studio. Intorno all'ora di pranzo abbiamo assistito ad un allagamento nella sala comune del primo piano. La porta era già stata chiusa prima dell'inizio della pioggia, insomma. Ad un certo punto mi hanno bussato in camera gli altri ragazzi presenti in studentato. Sono uscito e ho visto praticamente la sala comune completamente allagata. Vi parlo di 2-3 centimetri di acqua. Subito ci siamo praticamente messi all'opera per cercare di risolvere la situazione. Abbiamo preso moci e asciugamani, abbiamo utilizzato anche i nostri tappeti che ovviamente ci fornisce la residenza per cercare di tamponare la situazione. Insomma, siamo stati un 45 minuti buoni a cercare di respingere l'acqua all'esterno e alla fine abbiamo cercato di risolvere la situazione in questo modo. Sul tema dei trasporti pubblici si solleva la protesta nel Salento, in particolare ad alzare la voce sono alcuni genitori. Vediamo perché nel servizio di Barbara Magnani. C'è molta preoccupazione tra i genitori degli alunni dell'Istituto Cesare Battisti di Lecce. Dopo che l'amministrazione ha disposto la sosta e il transito di 5 linee di autobus in via Costa, si teme soprattutto per la salute dei bambini, visto che a causa della presenza di valori elevati di radon nell'edificio è stato disposto di tenere le finestre aperte durante le lezioni e quindi, sottolineano i genitori, i loro figli saranno a diretto contatto con i fumi della combustione dei mezzi pubblici. 5 fermate auto. Autobus che si trovano praticamente attaccate alle finestre dei bambini. Gli autobus non sono elettrici e saranno perennemente accesi. Noi dobbiamo avere necessariamente le finestre aperte. Lasciamo perdere il problema Covid che esiste, c'è e ci sarà, ma c'è un problema precedente ben conosciuto che è quello del radon. Con 5 autobus accesi costantemente c'è un problema di lesione della salute dei bambini, perché
comunque inalano i gas di scarico costantemente. Abbiamo chiesto un incontro all'assessore responsabile del progetto, nella speranza che sia il prima possibile e magari non arrivi per settembre quando iniziano le scuole. Lo dicevamo nei titoli, la Polizia Locale di Brindisi ha consegnato un rapporto di ben 300 pagine alla Procura relativo ai controlli per le violazioni delle norme all'acustica nei locali della Movida brindisina. Gianmarco Di Napoli. Parte l'offensiva contro i locali nel centro di Brindisi che di notte alzano il volume delle casse acustiche oltre il limite e gli orari consentiti. La polizia locale ha depositato in procura un dettagliato rapporto di 300 pagine in cui è descritto il lavoro di mesi di verifiche amministrative nel corso delle quali sono stati ipotizzati anche reati di natura penale. Succede spesso però che intervenga anche l'ambito penale nel momento in cui emergono delle violazioni più gravi, pensiamo al disturbo della quiete pubblica o pensiamo alle occupazioni abusive di terreno pubblico. I controlli sono partiti nel mese di settembre dello scorso anno da un esposto sottoscritto da una sessantina di residenti nella zona del centro storico in cui si sviluppa maggiormente la Movida, quella tra Palazzo di Città, Piazza Vittoria e Nuovo Teatro Verdi. La polizia locale, accompagnata dai tecnici dell'ARPA, muniti della strumentazione necessaria, ha effettuato verifiche in 8 diverse abitazioni, i cui proprietari segnalavano il rumore insopportabile proveniente dai locali e in tutti i casi è stato effettivamente riscontrato il superamento netto della soglia consentita. I rilievi sono strumentali e vengono fatti da organi deputati proprio a fare questo tipo di misurazioni, per cui non c'è alcun dubbio sulle violazioni che sono state riscontrate. Presentata a Brindisi presso la sede della provincia, una interessante iniziativa legata alla terapia con l'arte per i malati di Alzheimer. Parte a Brindisi il progetto Art verso Demenza, finanziato dal programma europeo Erasmus Più e Agenzia Nazionale Indire, per promuovere l'arte come terapia per l'Alzheimer. A promuoverlo l'associazione Alfa ZTL Compagnia d'Arte Dinamica, con la partnership della provincia di Brindisi e della cooperativa socioculturale. Da gennaio a marzo del prossimo anno sarà sperimentato un modello di cura che include, oltre alle terapie farmacologiche, l'arte e le altre terapie. Si parte con un convegno internazionale il prossimo 11 giugno e con due laboratori aperti a tutti, non solo agli affetti di Alzheimer, nella giornata successiva. I laboratori, il primo laboratorio è un laboratorio di arte creativa legato alla ortoterapia, il secondo invece è un laboratorio di pet therapy legato invece alla danza terapia. Noi andremo in giro per acquisire quelle che saranno le loro tecniche per poi andarle a sperimentare da gennaio a marzo, implementando quindi il nostro bagaglio artistico, lavorando quindi con le persone con malattie neurodegenerative e non solo, ma dando sostegno anche ai caregiver e i loro familiari. Alzheimer è una patologia che cresce costantemente, purtroppo, su tutto il territorio nazionale, probabilmente dovuto al fatto che la popolazione sta invecchiando sempre più e quindi questa patologia diventa sempre più presente, purtroppo, nelle vite di ognuno. E allora è bene che tutti insieme possano lavorare affinché si possa contrastare questa patologia e lo si possa fare anche attraverso l'arte. Verso la manifestazione nazionale del 18 giugno prossimo in Piazza del Popolo a Roma, la CGIL di Lecce ha organizzato un'assemblea pubblica aperta anche alle associazioni del territorio. Segretario, giustizia sociale e democrazia viaggiano sempre allo stesso ritmo? Ma sì, viaggiano allo stesso ritmo e viaggiano allo stesso ritmo insieme a un altro valore assoluto che va affermato in questo periodo, che è la pace. Abbiamo bisogno in questo momento più che mai, reduci da una crisi finanziaria, una economica, una crisi sanitaria che ha messo in ginocchio il paese, adesso una crisi internazionale, di indicare la direzione di un cambiamento vero. Per lanciare la manifestazione nazionale del 18 giugno in Piazza del Popolo a Roma, la CGIL di Lecce ha organizzato un'assemblea pubblica aperta anche alle associazioni del territorio. Pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia camminano insieme, questi quattro grandi temi che si intrecciano ed appunto si abbracciano in un unico cammino.
questa epoca di grandi transizioni dobbiamo indirizzare nel modo giusto. Siamo reduci da un modello di sviluppo che ha dimostrato tutto il suo fallimento, creando pesanti fratture nella società, e abbiamo bisogno quindi di superare queste fratture, di superare le disuguaglianze, di creare le condizioni perché la società possa trovare, diciamo, le ragioni di ricostruzione di una prospettiva. E noi vogliamo affermare un elemento per costruire questa prospettiva, e questo elemento è il lavoro dal punto di vista concreto, dal punto di vista del superamento della sua condizione di precarietà, come elemento da rimettere al centro dell'agenda politica. È tutto per il nostro telegiornale di cronaca, tra pochissimo il TG Sportivo, grazie, arrivederci. Rimani connesso, scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud, trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social.